Il Teramo torna a vincere a distanza di un mese, battendo 2-0 la Paganese al Bonolis e ritrovando la sesta piazza in classifica in vista del turno di riposo infrasettimanale. Due ingenuità però andranno a condizionare la prossima sfida contro il Catanzaro. Paci conferma la formazione che ha pareggiato contro la Juve Stabia. Il Teramo dunque non fa ancora una volta minutaggio e manda in avanti Pinzauti assistito da Ilari, Bombaggio e Costa Ferreira. Consueto 3-5-2 per la Paganese al terzo impegno settimanale con Diop e Raffini in terminali offensivi. Il primo tempo si gioca su ritmi blandi e con gli azzurro-stellati di fatto assenti, nonostante la necessità di cercare punti per lasciare la zona play-out. Santoro, dopo neanche un minuto, è protagonista di un tiro deviato, ma sempre a ritmi bassi, al 18° il Teramo passa. Costa Ferreira mette a referto un altro assist stagionale, con palla che Ilari controlla e deposita alle spalle di Baiocco. Per il centrocampista, che non segnava dal 15 novembre contro il Catania, è il sesto gol stagionale. La Paganese non si desta ed il Teramo, sempre in controllo, trova anche il raddoppio. Al 27° Pinzauti si libera bene in aria, mette in mezzo per Bombaggi, che è più rapido degli avversari a toccare la sfera e firmare il 2-0. Anche per l'ex Pordenone è il sesto centro in campionato. La formazione di Di Napoli sarà pericolosa per modo di dire nel primo tempo solo con una conclusione dalla distanza di Sirignano che Lewandowski blocca senza problemi. Poco dopo Bombaggi non trova la capocciata giusta dagli sviluppi di un angolo, mentre Pinzauti al 37° non capitalizza una palla persa in impostazione degli ospiti, alzando troppo la mira da buona posizione. La prima frazione si chiude con un tentativo da fuori area di Bombaggi che finisce a lato. Di Napoli manda in campo Bramati e Guadagni ad inizio ripresa per Squillace e Gaeta, passando al 3-4-1-2. Al nono però è ancora Teramo con Santoro che semina il panico in aria e Pinzauti anticipato sul più bello. Al quarto d'ora Pinzauti si mette in proprio, supera un paio di avversari ma non trova lo specchio a Baiocco battuto. Al 26° Mendicino, entrato da poco, impegna Lewandowski dalla distanza in quella che sarà l'unica parata di giornata dell'estremo del Teramo. Al 28° Santoro si fa vedere ancora, la palla arriva a Bombaggi che però non inquadra e spara alto. Il Teramo controlla il finale di gara, anche se dal 34° sarà in inferiorità numerica. Piacentini infatti rimedia il secondo giallo di giornata su fallo praticamente in fotocopia rispetto al primo tempo. Nel recupero Bombaggi si fa invece ammonire per proteste e, considerata la diffida, salterà anche lui la sfida di domenica prossima contro il Catanzaro. Il Diavolo ritrova comunque 3 punti importanti per classifica e morale e si prepara ora ad un match di ben altro tenore.